L'Inter vince, convince 3-0, 3 punti solidi, meritatissimi. Subito dal primo minuto si è visto che era un Inter migliore del Sassuolo. Quanto sia stata vittoria dell'Inter e quanto sia stata sconfitta del Sassuolo? Secondo me la vittoria è tutta dell'Inter. Devo dire la verità, il Sassuolo non ci ha capito molto in questa partita. L'Inter si è difesa molto bene, ha giocato a 5, ha giocato con la difesa a 5. Praticamente io credo che quello che andremo a vedere in quest'Inter sarà una difesa più solida possibile e poi questi contropiedi. Difesa e contropiede, vecchio gioco all'italiana, basta che si vince. Prima si diceva Francia o Spagna, basta che si magna, una cosa del genere con il modulo dell'Inter. Basta che non ci sia più quel 3-5-2 che ci fa venire sempre le palpitazioni. Il punto è che quel 5-3-2 lo puoi fare quando ti difendi e magari lo puoi fare anche in Germania, praticamente mercoledì prossimo. Però non quando sei in casse d'attacchi, come col Torino, con la Fiorentina. Il 5-3-2 ovviamente non lo puoi fare, non ti difendi in 5, quindi ancora c'è tanto da vedere. C'è ancora la delusione di Madrid, la delusione praticamente della Champions League, ancora fresca fresca, quindi io non canterei né vittoria né sconfitta. Però ci sono due notizie che sono a favore di Conte, bisogna dare notizie. Quelle che sono, una è che la società è completamente compatta dietro Conte, almeno queste sono quelle che ci dicono i giornali, e queste sono, diciamo, se sono di facciata o non di facciata non ci interessa, però c'è un elemento chiarissimo che la società dice: noi siamo dietro a Conte, diplomazia o no. L'altra è che i tifosi hanno messo questo striscione un po' così, prendendosela con i giocatori, non c'era un accenno a Conte. Questa è la situazione al momento, a oggi. Il campionato è ancora lungo e le partite sono tante. Io vi dico una cosa: Conte o non Conte, avevo fatto una simulazione tempo fa, credo neanche una settimana fa, quando c'erano le stesse per le nazionali. E avevo dato nella simulazione, avevo dato io il computer, aveva dato nella simulazione, se non ricordo male, la sconfitta del Sassuolo, col Sassuolo. Però, nonostante quella sconfitta, l'Inter si sarebbe trovata a dicembre, a Natale, con 5 punti, 6 punti di distacco dalla prima. Questo che voglio dire, che qualunque siano i risultati di queste concitate giornate prima di Natale, alla fine si arriverà a Natale tutti insieme. Dal primo al quinto al sesto posto ci saranno pochi punti di distacco. Il punto fondamentale è uno: non sono i punti che bene, bene, falle venire, si mettono punti, diciamo, come dire, solidifichi il quarto posto, i primi quattro. Questo è importantissimo. Però il punto fondamentale è il gioco. Il gioco, io non lo so se gli altri youtuber o comunque tifosi interisti hanno visto grande gioco, tanto gioco. Ho visto una buona difesa, ho visto un ottimo Skriniar, ho visto un ottimo Darmian. Ma Darmian, se ci avete fatto caso, non ha praticamente passato il centrocampo. Cioè, probabilmente si può trovare una quadra con un 5-3-2. Con un 5-3-2 riesce a trovare quella quadra. Non è il gioco perfetto, non è il gioco che mi piace, però è solo una partita. È una rondine che non fa primavera, è solo una partita, stiamo parlando di una partita. Il Sassuolo mi ha completamente deluso per tanti versi, però fino a un certo punto, però aveva vinto a Verona, col Napoli, grandi partite, e non ha corso. È stata una partita strana, diciamoci la verità, è stata una partita davvero autunnale, strana, non so come dirvi. Davvero una partita che non mi aspettavo. Mi aspettavo tutt'altra partita, con un Sassuolo arrembante, un Inter che aveva fatica a difendersi. Questa era la partita che io mi aspettavo, anche come scommesse, come pronostico scommesse. E invece no, già dai primi minuti l'Inter è andata via con quel 2-0, che è ovviamente vento in poppa, eccetera, eccetera. Ma a prescindere da questo, ha imbottigliato la propria difesa l'Inter. Cioè, si sono messi in 5, questo è fondamentale, si sono messi in 5 e là ovviamente riesce a difenderti bene. Non lo so se questo può essere il continuo, se può continuare a giocare così l'Inter o se questa è la quadra, però io più vedo una difesa coperta, che è quello che stiamo dicendo tutti, di non avere più quella difesa a 3, ma almeno una difesa a 4, più vedo la difesa coperta, la difesa solida, e più l'Inter può portare dei punti. Perché credo che comunque quella difesa a 3 aperta con i due terzini troppo in attacco, ovviamente porta problemi. Ovviamente porta problemi, non ti fanno giocare. Il Real Madrid non ti ha fatto giocare così. Il Real Madrid non è che ha giocato come il Sassuolo, assolutamente, ti ha giocato diversamente. Vedremo, le partite sono tante, si mettono questi 3 punti dentro. La società sembra contenta di Conte. Io continuo a non essere contento di Conte, lo dico sì, con tutta sincerità e con tutta franchezza. A me non è un allenatore che mi sembra che possa aprire un ciclo all'Inter. Dopo, se mi smentisce, vuol dire che sarò contento che apre il ciclo. Ma una vittoria è poco per dire tanto, per dire poco.
Comunque una vittoria può essere un cambio di rotta, può essere che si incominci a trovare il bandolo della matassa. Un'altra puntualizzazione, col Real Madrid, e chiudo qua, col Real Madrid a me sembrava che i giocatori un po' giocassero contro Conte. Io già dall'inizio della partita, di come ha giocato Lautaro, di come ha giocato... Tenderei a non avere questa sicurezza sul fatto che i giocatori siano contro Conte. È tutto da vedere. Sono tante partite, tutto uno dietro l'altra, quindi ne avremo tante di vedere e tanto di sentire. Detto questo, però, 3-0 col Sassuolo si mantiene una posizione abbastanza buona di classifica. Adesso vediamo cosa fanno le altre. Speriamo che perdano tutte. Ciao ragazzi, ciao ciao.